Allora, lo stress è una situazione molto attuale nella vita moderna, ci sono tante situazioni che ci causano stress e ansia e appunto volevo parlarvi un po' di cosa avviene e di come poter combattere lo stress. Lo stress è un adattamento positivo a situazioni che possono, diciamo, creare difficoltà alla persona. C'è uno stress di tipo, una reazione di tipo immediato e una reazione di tipo a lungo termine. Quella immediata è mediata dal sistema nervoso centrale, sistema nervoso autonomo, quella che se c'è l'adrenalina, che se c'è la noradrenalina e serotonina, e che ci porta a un adeguamento veloce di fronte a situazioni tipo, non so, quando c'è un animale o comunque qualcosa che ci spaventa, e abbiamo subito una reazione di tipo, cioè dove che tutti gli apparati reagiscono, ad esempio il cuore risponde con la tachicardia, i polmoni con un aumento del respiro che arriva fino all'affanno, con la cute che può arrossarsi in alcuni punti, in altri punti può diventare invece pallida, e anche l'intestino che reagisce con un blocco, diciamo, della peristalsi, oppure con una ipersecrezione anche di acidi. Ecco, questa c'è una reazione che deve essere appunto anche, deve risolversi in breve tempo, ecco, perché altrimenti poi l'organismo, ecco, si affatica. Quindi in genere la situazione si risolve o con la lotta o con la fuga e poi, diciamo, la situazione, ecco, si risolve. Invece questo succedeva prima, diciamo, quando c'era un tipo di vita diciamo dell'uomo primitivo. Adesso nella società moderna abbiamo più uno stress a lungo termine, in quanto la situazione non è più una situazione fisica, di situazione, non so, un fulmine, un animale feroce, ma una situazione legata a stati mentali, ecco, a difficoltà che diventano continue. Ad esempio la guida di un mezzo, di un'automobile, crea uno stress continuo, perché bisogna stare continuamente attenti a altre macchine, ai cartelli, ai segnali stradali, eccetera. Per cui in questo caso non si ha tanto l'attivazione di questi sistemi, diciamo, immediato, oppure, diciamo, l'attivazione è minima, ecco, ma c'è più l'attivazione del sistema ormonale. Cioè, ci sono due ghiandole ormonali, soprattutto, ma tutte in genere, però soprattutto due, le surreni, che secernono il cortisolo. Il cortisolo è un ormone che ci aiuta per le situazioni di stress. Il cortisolo attiva il sistema nervoso centrale, dà tono al cervello, però anche attiva la lipolisi, il catabolismo, diciamo, dei muscoli, tutta una serie di funzioni che mettono l'organismo, diciamo, in modo da poter reagire a situazioni, diciamo, di difficoltà. E poi c'è anche la tiroide che attraverso tutto il suo ormone fa aumentare la possibilità delle cellule di utilizzare l'energia. Quindi sono due diciamo ormoni, due comunque ghiandole che sono sottoposte allo stress. Ecco, uno stress continuo alla fine, diciamo, stanca l'organismo, ecco, l'organismo diventa, diciamo, questa situazione di tachicardia, di affanno, ecco, diventa continua, per cui si hanno proprio, diciamo, un deterioramento dell'organismo che porta a una situazione costante chiamata ansia, e si arriva anche addirittura anche alla depressione. Ecco, perciò è importante reagire cercando di, nel quanto possibile, eliminare le cause di stress. Quindi, lo so, anche per la guida, cercare di non guidare troppe ore, o comunque di mettersi in situazioni, ecco, dove che si può ridurre lo stress. E non sempre è possibile, ecco, allora che si può intervenire con delle piante. Ecco, io faccio fitoterapia, ecco, ci sono delle piante che aiutano, che antagonizzano i sintomi dello stress. Ce ne sono molte, fanno parte molte anche di tradizioni fitoterapiche, ecco, di vari popoli. La più conosciuta è il ginseng, ma c'è anche l'eleuterococco che è usato in Siberia, anche la rhodiola, ecco, c'è la l'uncare che si usa in Sud America, la schizzandra usata in Cina. Ma io oggi volevo parlarvi della vitania, che è usata nella medicina tradizionale ayurvedica dell'India. Ecco, è una pianta che è una solanacea, si usa le radici o i frutti, che sono delle bacche, sembrano delle piccole ciliegine, e questa, diciamo, ha tantissime, diciamo, proprietà. Aiuta anche per il sistema immunitario,
ha delle proprietà anche antitumorali, è antiossidante, riduce la pressione, ha parecchie cose. La cosa, diciamo, per cui si usa molto attualmente è anche proprio questo fatto che antagonizza questi sintomi di tachicardia, di affanno, aiuta, diciamo, anche dal tono generale, ed è anche aiuta anche perché è tranquillizzante, infatti ha dei poteri sedativi, diciamo blandi, comunque che ci possono aiutare anche quando uno fa una vita, diciamo, di movimento, comunque, diciamo, di lavoro. Gli studi, ci sono parecchi studi, ecco, pochissimi sono applicati nell'ambito delle capacità, diciamo, antistress, però attraverso studi sia fatti, diciamo, su animali, anche alcuni sull'uomo, indipendentemente si vede che, come, diciamo, azione, detta anche, diciamo, dalle persone che hanno fatto lo studio, ecco, c'è un miglioramento delle condizioni, così, delle performance. Infatti viene usata anche per gli sportivi, viene usata anche, diciamo, per le prestazioni sessuali, anche per varie cose. Non ci sono effetti collaterali e con, diciamo, le dosi normali non ci sono reazioni che sono state, diciamo, accertate. Quindi una pianta che si può usare tranquillamente, senza problemi, e che ci può aiutare in tutte quelle situazioni, diciamo, della vita moderna, sapendo che l'importante è anche cercare di togliere quelle condizioni che ci possono, diciamo, far perpetuare, diciamo, questo stress.